Alla fine finisco sempre qua, io finisco sempre qua, sempre qua. Allora, questi sono carrelli tenda Trigano, niente di nuovo, ce li abbiamo anche a casa nostra. Ma quanto sono belli, ma quanto sono belli. Questo qui è praticamente montato su un rimorchio normale, quindi il rimorchio può essere caricato come vuoi. Qua tengo lontano, scusate, ma comincio ad essere un po' stanco e fare cose non propriamente fatte benissimo, perché comunque qua ce n'è da vedere. Questo qui è il Solena, che il Solena è in vendita da tanto anche da noi, con la sua possibilità di fare solo la parte diciamo fissa per fare una, come si dice, per fare una sosta veloce, oppure attaccare un tendalino o la veranda davanti se uno si ferma per più tempo. Il carrello di per sé è di dietro, si vede un pochino, comunque ok, si vede meglio da un'altra parte, ma non posso fare un video lungo chilometri solo perché io adoro il carrello di tenda. Il buon Lorenzo lo sa e sta portando pazienza perché mi sta aspettando, ma io non posso non parlare di quanto sono belli e intelligenti. Con basta una macchinina piccolissima e fai quello che vuoi. Questo qui è più classico, il Campler qua è molto più classico, si apre in maniera molto più classica, erano quelli che una volta venivano chiamati automatici e poi in realtà adesso automatici lo sono abbastanza poco. E poi addirittura abbiamo questo qui Campmaster Air Trailer Tent. Allora, Campmaster Lens, Camper Lens, aspetta, vi do esattamente, ok, questo è il website, molto interessante, però attenzione perché questo qua in realtà è uno spagnolo Comanche. A Comanche fa questi carrelli che sono fantastici, addirittura li vendono per essere trainati dalle motociclette, poi li vendono sotto, esatto, sotto nomi di altro tipo, ma alla fine vedete ce n'è uno anche là. Adesso andiamo a vedere se si può in un qualche modo eventualmente vedere. Ecco, fantastico, piccolissimo, eccolo qua, piccolissimo, e poi dopo piccolissimo, e quando lo vai ad aprire è comunque decente, c'è posto per due, è una discreta veranda, molto interessante, veramente molto molto interessante. Ok, qui siamo alla Pennin. Pennin è un produttore britannico, infatti lo dice in maniera molto chiara, UK leading manufacturer, quindi tutto fatto in UK. Ecco, è molto particolare, chiamiamoli carrelli tenda, un po' come la Opus, però sono più diciamo storici. Si tratta sostanzialmente di un corpo simile a una caravan, però dispiega da un lato e dall'altro due camere da letto, e all'interno sostanzialmente hai una caravan con le pareti di tela. È un sistema che è molto affascinante, tipicamente arriva dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti. Questo qui poi è direi super mega accessoriato, perché c'è addirittura l'armadio e il bagno, però è un qualcosa di molto particolare, molto particolare. Ovviamente questi letti sono estremamente robusti, perché come si vede sotto poi vengono bloccati con questi fori di metallo, per cui non ci sono problemi di ribaltamento eccetera. Vedete, ci tengono a dire che sono britannici e sono eccezionali. Questo è un tipo, secondo me, una cosa che da noi non si trova e che potrebbe andare bene, piacere a tantissimi tantissimi italiani, e questa è veramente una soluzione furba. Non costa niente trainare un oggetto di questo tipo, perché è di base una roulotte pieghevole, hai un sacco di posto una volta che l'hai aperto, comodissimo, hai caldo, apri la tela, per cui problemi neanche un po'. Soprattutto per i nostri climi è veramente un peccato che non venga utilizzato questo sistema.
Qui è un modello che non avevo mai visto, in effetti, e hai l'entrata posteriore. Entrata posteriore, hai il solito divano, figata, comodissimo, non c'è il bagno chiaramente, cucina là in fondo e poi dopo si ha le due camere dai lati. Una famiglia che abbia dei bambini e che voglia avere dello spazio e impegnarsi relativamente, insomma, nell'acquisto di automobili di un certo tipo, di cose, diciamo, che creano problemi, poi essere mantenute, in questo caso riesce ad avere una soluzione eccezionale. E addirittura c'è il locale bagno, non mi chiedete come si piega, ma immagino che si tiri giù in un qualche modo. Molto molto interessante. Zona tende e verande, ovviamente le verande sono tante, milioni di milioni, perché sono tante le caravan e perché tutto sommato stare sotto il fantastico clima britannico prendendosela in testa non è divertente. Anche qua dominano quelle gonfiabili, anche se comunque rimangono in pista gli altri modelli, ce ne sono di, appunto, di residenziali come questa zona qui, questa enorme. A proposito, che bellino il picnic area, che figata, vabbè. E poi dopo anche invece più piccoline, che tipo queste da camper, eccetera. Qua c'è Lorenzo che sta facendo il suo bloghettino, quindi siamo un pochino buffi se uno ci guarda. Siamo riusciti a entrare un po' prima, per cui non c'è casino. In questo momento la fiera è ancora chiusa e quindi va tutto bene. Questa veranda da camper, per esempio, è, a mio avviso, è geniale. È geniale perché ha una forma che amplifica tantissimo e lo spazio di esposizione, consideri anche parlando di qualcosa attaccato a un furgone. Bene, insomma, questo è tende, verande e roba del genere che uno dice qua chi le usa? In tanti, tantissimi. Piace. Dettaglio che però la dice lunga sull'approccio britannico a questo tipo di cose. La marca la conosciamo, penso un po' tutti, è una marca che si vende anche in Europa, però vedete qua vendono le verande e ti dicono come fai a collegare la tua veranda? Ok, cioè sembra una sciocchezza, ma tu non sai come farla, attaccare, non sai se lo puoi fare, e lì c'è la spiegazione.